non possiamo farci annegare dall'odio. Questo è il momento in cui credo che tutti debbano fare mezzo passo, un passo indietro. Forse è bene essere più silenziosi, forse è bene riflettere su quello che è accaduto in una città come questa. Viviamo i prossimi giorni con grande senso di responsabilità, di riflessione, di ragionamento, usando la testa e soprattutto immaginando che siamo dentro una comunità e che non conta il colore. Il sangue delle persone uccise in questi giorni, quello di Pamela e quello delle persone ferite, è sangue identico.